Siamo alla metropolitana di Pietralata. Il degrado o la differenziata? Perché qua, ecco, vedete, qui fanno la differenziata, cioè lattine e bottiglie si mettono in questo prato, che è il prato delle lattine e bottiglie, ma volendo c'è anche un po' di carta, cartacce, cartoni, però vedi, almeno il marciapiede è pulito. Qui poi c'è uno sfacelo. Quanta cazzo beve sta gente, è una cosa impressionante, fanno altro che bere. Guarda, 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 sai le caffettiere che ci si fanno con tutte queste lattine e con tutto questo vetro, che ci si potrà fare? Le vetrate, guarda, guarda, è incredibile, è pazzesco, e non finisce, perché continua all'infinito. Poi ci sono questi dipinti che tutto sommato non sarebbero male se non ci fossero queste piante nate in modo selvatico, disordinato e selvaggio proprio. Là ci sono le bacche. Comunque questa raccolta tra bottiglie e lattine è proprio tutta quanta bella in esposizione. Il marciapiede effettivamente è pulito, ma questa cosa fa veramente schifo proprio. Io non so, adesso, per carità, non credo che questo sia della responsabilità del nuovo sindaco qua, e se stanno le cose così è una questione che ci sono passati diversi sindaci che non hanno mai fatto attenzione. È vero che Pietralata alle spalle di Panorama non è il centro di Roma, ma questo però non giustifica assolutamente, anche perché i cittadini romani sono tutti quanti e hanno tutti gli stessi diritti, che siano a Pietralata o che siano quartiere Monti, insomma. E se qui c'è questo schifo, forse andrebbe, no? Avrebbe fatto qualche cosa. Se vedete la Raggi, Virginia, diteglielo, o se vedete qualcuno del servizio giardini e anche nettezza urbana, perché questo credo che valga sia per servizio giardini che per... Comunque è uno schifo, peccato, perché invece potrebbe essere bello.